Sono incuriosito da ciò che hai nello scaffale, cioè c'è qualche storia dietro quegli oggetti per caso? Ovviamente sì, vabbè, che dire. Canestro in realtà è un tributo a un vecchio ex amico pure lui, che ovviamente è sparito poi in quegli anni lì. Però se i suoi amici si drogavano, per lui erano bravi, più meritevoli di me che invece rompevo le scatole facendo storia. I cartelli stradali sono stati un vecchio mito che ovviamente da giovani prendevamo, quello della corrente elettrica risale credo ormai a 30 anni fa. C'è quello del CERN, quello rosso, e l'ho preso al CERN a 18 anni. Mi vergogno un po' ancora adesso, però era lì, non volevo un souvenir durante la gita a Ginevra e via. Quell'uno là sopra è il famoso concorso della Philips dei giovani inventori dell'88, primo premio. C'è una pinta di Guinness, c'è un Chuck si gira che arriva da un salone della tecnica a Milano, direi dell'87, c'è anche scritto. E un porcellino salvadanaio, e poi tutta roba elettronica più o meno di lavoro, quella. Due casse acustiche, quel meme di Gesù Sarah Connor che mi fa morire da ridere ancora adesso, l'ho trovato su Facebook qualche tempo fa e lo considero stupendo ancora adesso, appunto, fa morire da ridere. Poi qua dietro riviste che risalgono ancora a mio papà, la Nuova Elettronica, che era una rivista romagnola degli anni 60, 70, 80 e 90, poi han chiuso. Computer antichi, per cui c'è l'Archimedes, che è un prodotto che ha avuto poco successo dall'89, 90, 91. E il Commodore 128, il 64 l'avevo venduto, poi ho ottenuto il 128. Due poster classici, la Luna e Kennedy, e poi i quadretti con gli scienziati, che sono una citazione del Ritorno al Futuro, beh, mi sembrava carino. Il Che Guevara in realtà fu un regalo di un amico, chiamiamolo così, che ai tempi di Berlusconi, ma parliamo ancora della prima fase, tu cercavi di spiegare che magari essere miliardario, magari comprarsi deputati, magari insomma queste piccole cose scandalose in un mondo normale erano sbagliate, no? E l'unica cosa che ti sapeva dire lui, come tanti e troppi altri, era: ah, tu sei comunista? Ah, sì, ma io ti capisco, no? Ma tu sei comunista. E un giorno questo qua va a Cuba, torna tutto felice, infatti ho preso un regalo, il poster del Che Guevara. Cioè, che cazzo vuoi da me? Io col Che Guevara non c'entro niente, comunque per carità apprezzo il gesto, e così c'è ancora il poster del Che Guevara. Ma infatti tu si può dire che vivi...